Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti nella nostra ID3 100% elettrica. Abbiamo deciso di fare questi video all'interno della macchina per capire al meglio quali sono tutte le particolarità e le funzioni che la macchina ci offre. Per fare questo abbiamo qui oggi Massimo, che è consulente alle vendite per il gruppo Eurocar FVG, che ci andrà a spiegare nel dettaglio tutte quelle che sono appunto le varie caratteristiche e che cosa ci offre la ID3 100% elettrica Volkswagen. Abbiamo preparato quindi delle domande e andiamo subito alla prima. Massimo, ti vorrei chiedere come nasce l'idea Volkswagen e che cosa c'è dietro a questo progetto. Ma allora, dietro il progetto di Volkswagen ID3 c'è comunque una storia, nel senso che Volkswagen ha iniziato a lavorare su questa piattaforma, la piattaforma MEB, che è una piattaforma esclusivamente per vetture elettriche, nel 2016. Perché? Perché voleva creare una vettura che nascesse e fosse solo per auto elettriche. Perché al tempo esisteva e Golf e Up, che erano nate come vetture a motore termico e sono diventate poi negli anni a vetture a motore elettrico. Questo invece voleva essere un progetto esclusivamente per l'elettrificazione. L'elettrico. Esattamente, esattamente. Bene. Quindi diciamo che nasce con questa idea qua. Beh, è un progetto che comunque appunto da quello che so io, da quello che è l'informazione anche che esce appunto dalla casa madre, la Volkswagen punta molto all'elettrico, infatti ha un progetto a lunga durata veramente molto importante in questo certo senso. Assolutamente sì, si pensa di avere un impatto zero entro il 2050. Comunque Volkswagen sta ragionando su questo principio, anche perché c'è da dire che come dicevo prima, questa è una vettura che ha impatto zero, perché è nata e costruita come vettura esclusivamente elettrica, quindi esatto. Tutta la parte ID. Esatto, ma questo... Ecco Massimo, ti chiederei come seconda domanda quali sono le versioni disponibili di questa macchina? Allora, le versioni disponibili sono tre appunto, la versione con il pacco batteria più piccolino, che è quello da 45 kW, che ci permette di avere un'autonomia intorno ai 300-330 km di percorrenza. Andiamo su un pacco batteria successivo da 58 kW, quindi una percorrenza intorno ai 400 km, fino ad arrivare al top di gamma, che è il pacco batteria da 77 kW, che ci permette di avere un'autonomia di oltre 500 km. Beh, devo dire che comunque appunto per quanto riguarda la batteria andremo poi a parlare anche nel dettaglio in dei video successivi, perché poi quello è un po' il cruccio, no? Esatto. Discorso e tutti la prima domanda che ti fanno è sull'autonomia della macchina, e quindi andremo però in dei video a spiegare più nello specifico quello che è. Ora ci interessa in questa prima puntata capire appunto a grandi linee quelle che sono le caratteristiche principali della macchina e poi entreremo in tutti i vari dettagli. E passiamo quindi alla terza domanda e vorrei chiedere, qua noi abbiamo un bellissimo display e appunto che regola tutte quelle che sono le funzioni della macchina, certo. E vorrei chiederti appunto qual è il sistema operativo con cui opera questa macchina. Allora, il sistema operativo di ID3 ha lo stesso sistema operativo che monta anche la nuova ID4, questo perché tutto è aggiornato e tutto viene mantenuto sulla stessa linea. Il sistema operativo ci permette veramente di lavorare a 360 gradi su tutto, dalla gestione della batteria, quindi vedere tutti i dati di consumo, dati di lunga percorrenza, dati dall'ultima ricarica, quindi io posso anche vedere quanto ho consumato dall'ultima ricarica, quindi mi dà veramente tutte le informazioni necessarie. Oltre a questo, un altro aspetto secondo me fondamentale, che poi magari ci collegheremo anche nelle altre puntate, esattamente, è il discorso della navigazione, perché molto spesso ci viene chiesto, se devo fare un viaggio un po' più lungo, non ci sono problemi. La vettura ha un navigatore che appunto è nato per essere un navigatore di una macchina elettrica,
impostando la mia destinazione, lui in automatico andrà a fare che cosa? Andrà a verificare l'autonomia disponibile in quel momento, andrà a fare il match con la distanza che io dovrò andare a percorrere, quindi non so, devo andare a Firenze, sono circa 350-400 km, parto con una batteria con un'autonomia di 200 km. In automatico la vettura mi dice dove mi dovrò fermare, per quanto tempo mi dovrò fermare e a quanto dovrò caricare. Addirittura mi darà la specifica anche della colonnina. Beh, guarda, veramente straordinaria questa cosa ed è utilissima appunto per chi anche fa una percorrenza abbastanza lunga, per quelli che chiedono appunto di viaggiare in dei tratti molto lunghi, ma certo. Poi appunto andremo a vedere bene qual è la filosofia un po' anche della macchina e la durata eccetera eccetera. E voglio chiederti invece come quarta domanda, a che punto siamo con le vendite, o comunque com'è il mercato oggi dell'auto elettrica in Italia? Beh, il mercato dell'auto elettrica in Italia ha avuto un boom pazzesco, questo determinato da una serie di fattori, la presenza dei contributi sia statali che eventuali regionali a seconda della residenza del cliente, perché ci sono alcune regioni in Italia che godono ancora di incentivi come il Trentino, insomma ci sono comunque regioni che hanno ancora disponibilità. Poi sicuramente le infrastrutture si sono aggiornate, in Italia ci sono sempre più colonnine, i clienti tante volte non lo sanno o comunque partono un po' con un preconcetto nel dire ma dove la ricarico, non ci sono colonnine, non è vero, cioè nel navigatore, impostando una navigazione o semplicemente nel navigatore io posso cercare le stazioni di ricarica più vicine alla zona. Ce ne sono veramente tantissime. Sì, sì, no, ma è vero. Quindi, ma infatti anche questo è un altro motivo. Esatto, no? Ma ci viene in aiuto qua proprio adesso parlando con Alessandro, che è un altro, è un tuo collega, mi ha detto che c'è questa app molto utile appunto che ti fa vedere tutte le varie ricariche che ci sono in città o comunque durante la percorrenza, ti fa vedere tutto, e quindi anche questo è un motivo in più anche per iniziare ad approcciarsi a quello che è il 100% elettrico e non soffermarsi più che altro a tutti questi stereotipi tra virgolette, esatto, che si sono esatto. creati dietro alla macchina. E infatti noi siamo qui per spiegare chiaramente quali sono i pro, ma anche quali sono i limiti, perché chiaramente la macchina è appena nata, perché è un progetto il 100% elettrico che nasce comunque non da tantissimi anni, che quindi ha una storia dietro e si pretende subito il massimo, ma ha dei limiti temporali veramente importanti, che però nel corso del tempo, quando la macchina sarà appunto molto più all'avanguardia, avrà anche dei sistemi, anche la batteria eccetera eccetera, quindi ma si sta lavorando, esatto, dice l'evoluzione della tecnologia in generale, cioè basti pensare a cose anche banali, cioè i telefoni fino a pochi anni fa avevano una funzionalità molto più ridotta, adesso io il telefono è ormai diventato praticamente un computer. Esatto. L'evoluzione tecnologica è talmente rapida che già questi sono prodotti di altissima, elevatissima qualità, sia in termini di autonomia, sia in termini di caratteristiche interne, poi magari andremo a specificare, esatto, anche quelli che sono le assistenze alla guida, i sistemi di sicurezza, esatto, le funzionalità, non so, di Apple CarPlay, sistema Android, cioè c'è veramente un mondo. Il mondo, è vero. Però quindi io quello che voglio dire è che le vetture elettriche non è più il futuro, è il presente. Esatto. Perché le infrastrutture sono già strutturate per poter garantire una circolazione e una guida tranquilla su un'auto elettrica. È vero, ma questo infatti io sono qui per testimoniare quello, perché la vettura la utilizzo praticamente tutti i giorni, la utilizzo per tutte le mie
le mie evenienze, appuntamenti, lavoro, far la spesa, qualsiasi roba, quindi va veramente considerata come una macchina normale, perché è una macchina normale e che guarda però al futuro e al nostro ambiente in maniera veramente molto importante. Questo è uno dei motivi principali anche che poi ha spinto me ad approcciarmi a questa macchina, ma che io spero che comunque serva anche a tutti gli altri. Esatto, perché poi una goccia fa il lago, come si dice, no? Quindi quello è il discorso. Allora, come ultima domanda di questa puntata, cioè, vorrei chiederti che cosa ci riserva dunque questa macchina, questo progetto per il futuro. Ma allora, come ho detto prima, Volkswagen sta investendo sul progetto ID, o meglio, ha già investito e investirà sempre di più, perché come ho detto prima, tanti partono dicendo il futuro, no, ormai siamo già nel presente, cioè questo è già il presente. Il futuro sarà sempre più performante, sempre più all'avanguardia, le strutture ci permetteranno di avere una guida tranquilla, serena, perché avrò ovviamente stazioni di ricarica posizionate sempre in più punti, quindi avrò la tranquillità di poter viaggiare senza avere nessun pregiudizio sull'auto. E in futuro siamo già usciti con, oltre che con la ID3, siamo usciti con la ID4, che è già presente nei nostri saloni, quindi già visibile, e acquistabile, e a breve arriverà anche il modello sportivo dell'elettrico, che è la versione GTX, che è costruita su piattaforma ID4, e negli anni a venire usciranno tante sorprese, tante novità. No, ma io non vedo l'ora poi anche e vi invito a seguire queste puntate, perché sarà secondo me per voi una sorpresa scoprire tutto quello che ci dà la macchina poi in sistemi di alla guida, quindi quanto è importante avere appunto questo sistema per la sicurezza alla guida, quindi l'aiuto, la facilità che ti dà alla guida di tutti i giorni e ti rende la vita un po' più semplice, almeno per me è così. Beh, quindi certo, sicuramente penso che poi nel futuro tutte queste cose andranno sempre di più al servizio e al comfort proprio dell'esperienza di guida quotidiana, quindi io non vedo l'ora veramente di seguire passo per passo quello che succederà. E Massimo, ti ringrazio e grazie, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Fantastico, ciao a tutti. Ciao.